È un documento importante che abbiamo voluto condividere con le forze sindacali della nostra azienda, con la dirigenza di Amat e unitamente all'amministrazione comunale. Finalmente abbiamo raggiunto l'obiettivo di approvare un piano di risanamento che può dare forza e impulso alla mobilità palermitana. Adesso faccio un appello al Consiglio Comunale affinché si possa proseguire in questa azione di rilancio e di attenzione verso questa azienda. È un passaggio fondamentale per la storia di questa azienda e per la storia di questa città. Da oggi certamente il servizio di trasporto pubblico sarà migliorato, gli investimenti fatti dall'amministrazione comunale in termini di miglioramento del trasporto pubblico, dell'acquisto di nuovi autobus, di investimento di lunga durata sul tram, oggi saranno garantiti grazie alla continuità aziendale che è stata certificata dalla presa d'atto di questo piano di risanamento. L'azienda dimostra sempre di più di essere un'azienda che guarda al futuro della città. Il piano di risanamento dell'AMAT è la conferma dell'impegno della governance, della struttura tutta di questa azienda in collaborazione con l'amministrazione comunale per garantire sicurezza ed efficienza ai servizi fondamentali resi ai cittadini. E anche al tempo stesso un impegno di futuro perché questa azienda sia sempre di più un punto di riferimento di quella mobilità sostenibile che costituisce parte fondamentale dei programmi di amministrazione comunale. È il caso di dire che è una giornata importante e anche di dire che occorre che tutti facciamo auguri di buon lavoro ai lavoratori dell'AMAT, quelli presenti e quelli che verranno adesso assunti anche grazie a questa delibera.